leghiamo le nostre caviglie, leghiamo le nostre caviglie, che sempre facendo un fiocco, e andiamo a fare un diagonale. Ok, portate le gambe a sinistra in avanti, ok, le gambe a destra, vai in diagonale, ok? Piego, porto in avanti. Allora è importante che il busto rimane in avanti per controbilanciare l'elastico stesso. Quando sto lavorando con l'elastico, mi raccomando, non permettere la gamba di fare l'effetto fionda, cioè toing, che l'elastico ti tira indietro. Devi lavorare sia durante la fase attivo che, diciamo, di quello che ti tira poi indietro, ok? Proprio sia l'andata che il ritorno, ok? Continuiamo. 8, 7, 6, continuo ancora, 4, 3, 2, apro laterale, 2, 3, 4, 5, 6, 7, indietro e 4, 3, 2, laterale e 4, 3, 2, indietro, 4, 3, 2, laterale, 4, 3, 2, andiamo su 2, 2 indietro, 2 laterale, 2 indietro, 2 laterale. Adesso facciamo singoli e tiro, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e cambiamo lato, bravi, ok, andiamo, e 8, 7, 6, 5, 4, schiaccio il gluteo, laterale, tiro, tengo sempre in tensione l'elastico, 4, 3, 2, 4 indietro, 4, 3, 2, laterale, 4, 3, 2, indietro ancora, 4, 3, 2, laterale, 4, 3, 2, andiamo per 2, 2 diagonale e laterale, l'elastico sempre in tensione, go, bootcamp, 1 e vado, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, eccellente, ok, bravissimi, passiamo sul nostro prossimo esercizio di bootcamp. Bentornati a Bootcamp, adesso andiamo a fare un nuovo esercizio insieme, perfetto per il nostro esterno coscia. Allora, legate le vostre ginocchia, portate l'elastico sopra le vostre ginocchia, rimanete sulle punte, portate il busto in avanti e comincia a divaricare le ginocchia, ok? Divarica proprio per lavorare sull'esterno coscia e sui glutei. Sì! Bootcamp, un nuovo esercizio proprio dedicato al vostro lato di 30 giorni insieme per questa mega galattica allenamento dedicato a che cosa? Il lato di delle donne. Continuiamo. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Teniamolo fuori. Aggrappaci l'elastico, proprio darti ancora più, diciamo, resistenza. Tira, 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 proprio però non chiudere le ginocchia. Tieni lì proprio in tensione. Continuiamo. 8, 7, 6, 5, 4, 2. Continui. 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2, ancora 8, 8, 7, tira, tira, 4, 3, 2, rimani fuori, busto dritto, schiena dritta, ok, portati leggermente in avanti, divarica, tieni la posizione, ancora 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ultima serie, 3 in movimento e poi lo teniamo, isometria, ok? 4, 3, 2, 1, ancora 2, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, go, 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 ultimo 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e tiro, ultimo 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e relax. Ottimo, passiamo sul nostro prossimo esercizio di bootcamp. Altro esercizio di bootcamp, di nuovo leghiamo le nostre caviglie belle, strette, non troppo strette, devi avere abbastanza elasticità, fate un bel fiocco e cominciamo a fare il passo del granchio, ok? Ricordate che il punto delle piedi deve rimanere frontali, ok?
Adesso qui potresti sentire un po' sulle ginocchia. Allora è importante di non divaricare le punte. Tutto rimane, diciamo, frontale parallelo. Ok? Vai, vai, ancora, vai, vai. Proprio laterale, questo ci aiuta l'esterno cosce, gran gluteo, continui e spingo. Vai. Continui. Ah, yeah. Vai, laterale, vai, laterale. Questi le senti tantissimo, mi piace tantissimo così, proprio per modellare esterna coscia, il nostro bootcamp è un bel allenamento insieme, mi raccomando, tutti i giorni fate questi allenamenti dedicato al, che cosa? Lato B, ecco perché si chiama bootcamp, sì. Continui, andiamo, continui. Andiamo, la facciamo altro 8. Altre 7, 6, 5, 4, 3, 2 e stop. L'hai sentito, no? Bellissimo allenamento, ti aspetto al prossimo esercizio del nostro bootcamp. Bentornati a Bootcamp, adesso andiamo a fare un nuovo esercizio insieme, perfetto per il nostro esterno coscia. Allora, legate le vostre ginocchia, portate l'elastico sopra le vostre ginocchia, rimanete sulle punte, porta il busto in avanti e comincia a divaricare le ginocchia, ok? Divarica proprio per lavorare sull'esterno coscia e sui glutei. Sì! Bootcamp, nuovo esercizio proprio dedicato al vostro lato B. 30 giorni insieme per questo mega galattico allenamento dedicato a che cosa? Il lato B delle donne. Continuiamo. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, teniamolo fuori, aggrappaci l'elastico, proprio darti ancora più, diciamo, resistenza, tira, proprio però non chiudere le ginocchia, tieni lì la propria intenzione, continuiamo, 8, 7, 6, 5, 4, 2, continui, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ancora 8, 8, 7, tira, 4, 3, 2, rimani fuori, busto dritto, schiena dritta, ok, portati leggermente in avanti, divarica, tieni la posizione, ancora, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ultima serie, 3 in movimento e poi lo teniamo in isometria, ok, 4, 3, 2, 1, ancora 2, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, go, ultimo 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e tiro ultimo 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e relax. Ottimo, passiamo sul nostro prossimo esercizio di bootcamp. Ora andiamo a fare i stacchi, uno degli esercizi in assoluto più belli per i glutei, in particolare il gluteo basso, il gran gluteo. Ok, l'elastico è necessario, ragazzi, potete utilizzare nel frattempo magari un paio di calze usati, insomma vecchi, quelli che non userai più, però la verità, vai a un negozio sportivo, comprati l'elastico perché pesa poco ed è uno dei, diciamo, attrezzi ginnici meno costosi e più utili sulla pianeta Terra. Allora, per fare i stacchi chiuderemo i talloni insieme, ok? Passando l'elastico sotto i nostri piedi, divarico le punte, a questo punto accorcio la presa sull'elastico il più possibile e rimango inchinato con le gambe tese, schiaccio in avanti, ok? E torno indietro, come se stessi provando di passare tra due macchine sporche, ma c'ha un paio di pantaloni bianchi addosso, ok? Spingo partendo dai talloni insieme, polpacci insieme, interno coscia insieme, schiaccio alla fine i miei glutei, come se stessi provando di schiacciare o stritolare il mio peluche preferito. Schiaccio e scendo, e schiaccio e scendo. E quello che ti sta portando il bacino in avanti è proprio i glutei che si contraggono, ok? Contrago e torno giù, tiro e torno giù. Se è troppo facile, accorcio la presa sull'elastico, continui. Ancora, adesso rimani su, adesso schiaccia i glutei, i talloni insieme, schiaccia, ok? E noterai, ok? Noterai che nonostante quanto tu stai schiacciando i glutei, si rilassano, continua a schiacciare,
e proprio loro si rilassano da soli e tu devi continuare a schiacciare avanti e scendo giù, due, giù, tre, e giù, quattro, continui, bacino in avanti, torno indietro, bacino in avanti, torno indietro, bacino in avanti, e teniamolo, 8, 7, 6, 5, schiaccia, 4, 3, e facciamo le ultime 8, scendo e schiaccio, 2, schiaccio, 3, avanti, 4, continui, 5, schiacci i glutei in avanti, 6, 7, e rimango su, tengo la posizione, ultimo, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, piega le gambe, recupero l'elastico, questi siamo uno stacchi, questo è il nostro bootcamp, mi raccomando, insistete giorno dopo giorno, 30 giorni insieme per avere i glutei più tonici. Alla prossima esercizio, ciao!